Intanto buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Questo è un lavoro che trovo un lavoro prezioso perché sistematizza in un volume che io per previdenza non ho fatto mai, ho fatto diciamo un carpaccio che si è arricato, anzi anche se virtuale, appunto online, un volume, quello che diciamo dalla parte sua espositiva museale, di conservazione, di tutela di questo patrimonio, è sostanzialmente un percorso, un itinerario che mette in valore ed esalta quello che è una caratteristica secondo me fondamentale della storia dell'impresa italiana, in particolare dell'impresa emiliano-romagnola. E quando dico impresa, nel termine impresa contengo sia il senso appunto di attività manifatturiera, quanto anche proprio di impresa, nel senso di avventura che ha caratterizzato molta parte anche della nostra industria, della nostra produzione, che per molti versi è una produzione nella sua storia fatta non di grandi impianti industriali se non per qualche eccezione, ma molto a storia artigianale, laddove nella figura dell'artigiano a me piace, diciamo così, collegare l'esperienza del saper fare bene, aggiungo bene, dell'artigiano delle nostre terre con quella che era anche un po' la capacità artigianale dell'epoca rinascimentale dell'umanesimo, in cui l'artigiano in sé racchiudeva anche un elemento artistico. Noi tra poco celebriamo 500 anni di Leonardo da Vinci, che da questo punto di vista era artista, artigiano, riusciva nella somma manifestazione, ma in quelli molto inferiori e minori ce ne sono stati tantissimi e tantissimi altri. In qualche modo il design, e soprattutto il design industriale, ha rappresentato e rappresenta quell'elemento che ha distinto e contraddistingue il Made in Emilia Romagna, ma complessivamente il Made in Italy. Il Made in Italy, che cosa, se poi in fondo non è semplicemente un marchio da porre ad un prodotto non manufatto, ha in sé la componente emozionale che piace, che attira, che attrae, perché dietro c'è una storia, c'è una cultura, c'è una tradizione, è il prodotto che in qualche modo racchiude in sé il progetto, la produzione, il lavoro, l'ambiente, la comunicazione, il commercio, il valore di quel prodotto. Tutti insieme, questo è dentro quell'opera che diventa anche un'opera artistica in qualche modo. Armonizza produzione e consumo, etica ed estetica. E tutto si trova in questo prodotto di design, tanto più nel design autoprodotto anche, l'artigianato di autoproduzione. Noi come Regione Emilia Romagna da anni affianchiamo l'Open Design Italia, questa manifestazione che per qualche anno si è svolta nel nostro territorio, prima a Modena e poi a Bologna, adesso l'abbiamo asportata da qualche anno che si fa in Veneto, probabilmente ritornerà in Emilia Romagna da noi, ed è appunto l'esposizione di tutto il miglior artigianato del prodotto, che è fondamentalmente poi design, che viene prodotto nella nostra regione. Ecco, io trovo che in questo c'è la forza appunto di quello che in qualche modo conferma lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni, che è stato quello di cercare di far comprendere come il valore della cultura, dell'impegno culturale, dell'investimento culturale, non è un impegno soltanto passivo, un investimento passivo, è a perdere come per tanti anni è stato pensato e ancora oggi si continua a pensare, ma è un investimento invece che tende a costruire un ambiente intelligente, si direbbe in termini informatici, dentro il quale anche la produzione manifatturiera, metalmeccanica, pensiamo alla Ferrari, la Lamborghini, i casi che fra l'altro scorrono qui vedendo anche i musei di impresa che sono richiamati in questa pubblicazione, e sono esattamente appunto la messa in valore di tutto questo, il valore aggiunto di tutto quanto questo, quindi l'importanza che anche su questo fronte all'investimento in cultura. È stato l'impegno che abbiamo profuso in questi anni per affermare questo principio e per far comprendere come appunto
necessità di investire in questo settore, nel settore culturale e creativo, sia una necessità trasversale, non soltanto di noi che operiamo in questo settore. Lo abbiamo dimostrato anche con uno studio aggiornato che stiamo aggiornando adesso nel 2018, lo aggiorneremo dopo 5 anni di vita, che abbiamo condotto insieme ad Herbert, che ha dimostrato come in Emilia Romagna, intorno al tema dell'industria creativa, di cui il design è una componente fondamentale, è sorta una vera e propria industria. Noi contiamo circa 30.000 imprese in Emilia Romagna, circa 70.000 addetti soltanto per la parte dell'industria culturale creativa, e stiamo parlando purtroppo di imprese, purtroppo perché questo comporta un alto tasso di mortalità, di imprese che al 73% sono di carattere individuale, quindi non fanno sistema, sono fortemente vulnerabili, hanno un alto tasso di mortalità, ed è questo probabilmente il motivo per il quale se chiudono o finiscono queste imprese avviene dell'indifferenza o del silenzio più totale. Diversamente, su un grande impianto produttivo di 200-300 addetti rischia la chiusura, si mobilitano forze istituzionali, sociali, sindacali, partiti. Nel nostro caso, se metà di quelle 30.000 imprese dovessero minacciare la chiusura, probabilmente non ci sarebbe tutto questo grado di mobilitazione. Quindi dobbiamo lavorare anche nella sistematizzazione, nel fare sistema, nel creare reti di queste imprese che le rendano più forti sul mercato. Questo è l'impegno che abbiamo fatto. Questo tipo di lavoro, secondo me, è un lavoro che può mettere in valore, rendere più manifesta la ricchezza prodotta nella tradizione della storia del design e dell'industria emiliano-romagnola, ma che ha evidentemente un futuro, è proiettata verso il futuro. E su questo l'Istituto dei Beni Culturali ha fatto un lavoro eccellente. Claudia Mollina, la ringrazio per il lavoro eccellente particolare che è stato fatto, e mi si è consentito di dire un'ultima due parole, che appunto l'Istituto dei Beni Culturali non è soltanto quello, ecco, in questo caso anche ci si ricorda l'Istituto dei Beni Culturali solo se fa clamore rispetto a qualche materia scandalistica, che certo bisogna sondare, perlustrare, guardare fino in fondo e migliorare laddove abbiamo sbagliato, ma l'IBC, l'Istituto dei Beni Culturali in Emilia Romagna, è un importantissimo centro di cultura e culturale, di valorizzazione, di tutela del patrimonio, ma di valorizzazione soprattutto, di promozione di questo patrimonio. Questo è l'ennesima occasione e bisognerebbe e sarebbe opportuno che anche la grande stampa attenzionasse, focalizzasse la sua attenzione sul PC, non soltanto per quello che è la materia tra virgolette scandalistica, ma anche per quello che ci propone di grande valore nella produzione e la promozione culturale di questa regione.